a capire qual è questa rotta che comincia questo pomeriggio con questo nostro primo incontro. Lascio immediatamente la parola e il tavolo ai protagonisti, senza dimenticare che nel cortile centrale alle spalle ci sono degli stand che è possibile visitare e che sono occupati quest'anno da una cooperativa che si chiama Campo dei Miracoli, che è un tentativo di recuperare al lavoro detenuti del carcere di Trani e del carcere femminile di Lecce. Noi le chiamiamo azioni virtuose e avremo modo poi di presentarle così come in programma. Ma intanto vi invitiamo a visitare questo stand, all'interno del quale troverete i prodotti di questa cooperativa. Ci sono dei taralli e anche delle borse di fattura artigianale. Detto questo, vi lascio al nostro primo incontro. Grazie. Buonasera. Essere i primi, aprire questa edizione dei Dialoghi di Trani, naturalmente è anche carica di responsabilità, perlomeno me. Io sono molto contento perché questa manifestazione l'ho seguita dal giornale mentre nasceva e penso che sia una delle cose belle che succedono in Puglia. Considerato il titolo generale della manifestazione e l'attenzione ai temi della scienza che quest'anno i dialoghi hanno voluto dare, quando mi è stato proposto di venire qui per fare questo primo incontro con Björn Larsson, ho faticato un attimo a capire quale fosse la relazione di uno scrittore che conoscevo soprattutto per le sue storie di mare, che conoscevo come appassionato velista e come straordinario narratore delle vicende che possono incrociare, che si possono incrociare sul mare, però sollecitato dalle amiche e gli amici di Trani, ho preso in mano questo libro e leggendolo ho colto, e poi entreremo nel tema, il significato di questa presenza sotto questo titolo. Però giustamente cominciamo da questo titolo che, diciamolo subito, è il titolo dell'editore italiano, perché ci spiegherà poi Larsson. Il titolo originale, forse lo pronuncerò male, Philologen's Dream, sì, significa tutt'altro. Significa? Il sogno del filologo, ecco, il titolo del primo racconto. Quindi vedete che altro. Però naturalmente l'editore italiano ha voluto anche ammiccare alla nostra tradizione letteraria, alla cultura letteraria di tutti noi. C'è Pirandello sullo sfondo e quindi i 7 personaggi in cerca d'autore diventano 8 personaggi in cerca con autore, diventano 8 in cerca e con autore. Questo è un libro sulla scienza. Poi dentro è un capitolo molto particolare di cui parleremo in seguito, che è anche un capitolo sulla Puglia, o perlomeno nel quale la Puglia è molto presente. E ve lo dico perché voglio entrare poi con le domande direttamente e capire il pensiero di Larsson su questo. Sono storie che affrontano in maniera diversa la prospettiva di diverse discipline scientifiche o più complessivamente accademiche. Il tema del rapporto, fra la scienza e la vita.
se volessimo, diciamo, esagerare, diciamo, quanto il metodo scientifico sia capace di descrivere e di contenere la vita. Complessivamente, con una sola eccezione che poi vorrò approfondire, direi che in tutti questi racconti, in questi 8 racconti, la rigidità del metodo viene sempre sconfitta da un'emergenza più forte, da una vitalità che scompagina, che si sottrae alle definizioni appunto troppo rigide. Però proprio questo è il primo punto su cui vorrei chiedere a Larson se questo metodo scientifico così rigido, questo approccio così viene usata 2 volte in 2 racconti diversi, questa formula, diciamo, che non è solo il bianco e il nero, il sì e il no, il P e il non P, questa idea appunto da metodo scientifico galileiano, da fisica classica, secondo cui o una cosa è o non è, non sia appunto l'immagine di una scienza che forse ci siamo anche lasciati alle spalle, nel senso che a partire, diciamo, dalla relatività, ma poi scendendo per Heisenberg, i principi di indeterminatezza, se il metodo scientifico di oggi non sia quasi più pieno di dubbi di quanto non sia la filosofia, e se insomma questa scienza, questo metodo scientifico, questi scienziati che Larson ci racconta in questo libro, non siano anche appunto la fotografia di un mondo che è già passato, appunto, che è stato sorpassato dalla vita. Sono molte cose da dire. Devo forse spiegare per primo che il mio italiano è molto approssimativo. E per questo io devo rimanere molto semplice, forse un vantaggio in questo dialogo. Però devo anche dire, forse non si sa, però io sono anche docente all'università di francese, di linguistica e di letteratura, e ho una lunga esperienza, diciamo, personale di questi scienziati che si dicono sempre, diciamo, ragionevoli, oggettivi, anche con questo metodo, diciamo, che loro applicano sempre della stessa maniera, sono prevedibili in un certo senso. Per la mia esperienza vivace, diciamo, del scienziato, è che loro sono credenti. Quando uno partecipa a una riunione con scientifici, loro dicono: se io credo, io penso, eccetera eccetera, e loro sono scienziato soltanto al lavoro, però a casa e altrove loro sono come noi tutti. E questa è un'opposizione un po' semplice forse quando io lo dico così, però non è facile per tutti loro di vivere questa contraddizione entre la vita, diciamo, reale, l'amore, l'amicizia, i conflitti della vita, dell'esistenza, e poi allo stesso tempo questa scienza che deve essere oggettiva con un metodo molto rigido. Però i dubbi, penso, i dubbi di oggi non sono dubbi sulla scienza, sono dubbi sulla conoscenza, perché abbiamo scoperto tante cose che non sappiamo. E c'è questo racconto sull'astronoma che fa un elenco di cose che non si sa, è enorme. Si dice oggi che si conosce 4% dell'universo, il resto è l'ignoto totale. E dunque i dubbi non sono, diciamo, dubbi della scienza, sono dubbi della conoscenza, dell'ignoranza. Noi sappiamo oggi che noi conosciamo pochissime cose. 100 anni fa, anche gli scrittori come Balzac e altri pensavano conoscere tutto il mondo. Voltaire pensava realmente che una persona
poteva avere tutte le conoscenze possibili su tutte le cose. Oggi non sappiamo che non è possibile. E per fine, in generale, c'è un'altra opposizione che mi ha sempre stupito e mi ha sempre parso falsa. E questa opposizione, di cui si parla spesso, entra la ragione e il cuore. Diciamo entra la scienza e il resto, la vita, le emozioni, i valori, la morale. Tutto. Per me questa opposizione è falsa, perché la scienza può fare una cosa, aiutarci a fare una cosa, ed è dire com'è realtà. Ma la scienza non conosce la morale, i valori, la scelta, il libero arbitrio. E noi sì. E per questo la scienza non può, no, la scienza può dire le cose che non sono possibili, però non le cose che dovrebbe essere. Dunque la scelta della vita, la scelta di un amore, la scelta di un'amicizia, la scelta di una barca di vela, nel mio caso, che è un valore assoluto. Però la scienza non ha questa capacità di aiutarci a scegliere entro alternative. Un'altra caratteristica che io ho ritrovato nei protagonisti di questi racconti, tranne uno, e su questo ci stiamo arrivando, è la loro solitudine. Sono descritte, diciamo, persone, scienziati, molto soli, fino all'estremo dello speleologo che quasi coscientemente, insomma, sceglie un isolamento totale, appunto, sottoterra, e affronta, diciamo, un rischio, e qualcosa di più di un rischio, di perdersi, di non poter più tornare alla luce. C'è un solo racconto in cui il protagonista del lavoro scientifico, della ricerca, non è solo, anzi nel corso del racconto si innamora, e sto parlando del chimico, che è la storia di un giovane ricercatore che inizia a lavorare anche per fare un omaggio al suo maestro, e nel corso di questo lavoro incontra l'amore di un assistente, di una collaboratrice, e curiosamente è proprio l'unico racconto in cui le vittorie e le sconfitte, perché per un caso si dipana nel racconto, diciamo, la vittoria scientifica della ricerca del giovane si traduce nella sconfitta, diciamo, scientifica del vecchio maestro, però tutto si risolve, diciamo, in una cornice di non solo di affetto, ma insomma di reciproco riconoscimento, anche il riconoscimento della possibilità di superarsi, di contraddirsi, di essere superati e di essere contraddetti. C'è una critica, diciamo, alla solitudine del ricercatore in questi... Beh, per questo racconto, per prima, io ho voluto, non è un libro a messaggio, la letteratura vera non è mai a messaggio per dire al lettore le cose che voi dovete pensare, eccetera. Però mi sono reso conto che gli altri racconti sono un po', è la sconfitta in un certo senso, anche scientifica. Ho voluto raccontare cosa dovrebbe essere la scienza. E per questo ho scelto questo chimico, è anche basato su una storia vera che ho letto in un libro della storia della scienza, un giovane che ha dimostrato che la teoria del suo professore era falsa. E il suo professore aveva difeso questa teoria durante tutta la sua vita. E il giovane, che era un allievo suo, non aveva il coraggio di dirle al suo professore che questa teoria era falsa.
E un giorno l'ha fatto, il professore l'ha ringraziato. Grazie per aver mostrato la verità. E questo è molto raro, almeno nella mia esperienza all'università reale, diciamo. Questa è stata la tentazione forse di fare un racconto un po' idillico, diciamo. C'è una cosa che accomuna molto questi racconti, e questo vorrei sapere se fa parte dell'esperienza personale di Björn Larsson, non scrittore, ma di Björn Larsson, appunto, docente universitario, ed è non tanto la descrizione, quanto il fatto che spesso, diciamo, nella cornice o in fondo, diciamo, nel fondo del ritratto di queste persone, si muove anche questo mostro della burocrazia universitaria. Torna spesso questa cosa delle riunioni di commissione, delle decisioni che devono essere prese su a chi dare i soldi, a come darli. Vorrei sapere se questa è una cosa che lo ossessiona particolarmente anche nel suo lavoro. No, ho fatto direttore di dipartimento due volte, è sufficiente l'esperienza. No, perché la concorrenza oggi è molta, molto viva, i soldi sono importantissimi, perché lo Stato non paga sufficiente per fare la ricerca, per questo loro non devono fare. L'idea è che la verità, se c'è più, con la concorrenza il scienziato arrivano, diciamo, a dire più di verità sul mondo, e io non penso che è così. Dipende. Il rischio è sempre che con questa concorrenza è la velocità che ha la priorità, non la verità. Allora, nel panorama di questi 8 racconti, vi ho detto di questo che Larsson ha definito idilliaco, ma è anche un po' troppo, perché anche lì, appunto, c'è anche il dolore, appunto, del disconoscimento, quasi della ribellione contro il padre. Poi ce ne sono due sui quali vorrei un po' concentrare di più l'attenzione. Uno lo affrontiamo dopo, ed è quello che parla di lui, parla di Larsson e parla di letteratura. Poi c'è questo racconto che è il più lungo di tutti, ed è la storia di questa filosofa che scende proprio qui da noi in Puglia per riflettere su un tema fondamentale, sul rapporto fra scienza e fede, sul rapporto fra etica della ricerca scientifica, più che sul rapporto, diciamo, sui fondamenti, su quale sia il fondamento di un'etica scientifica, se sia un fondamento interno alla ricerca stessa o se sia un fondamento da trovare fuori, in alto, insomma, in una ispirazione di carattere religioso. Il racconto è molto bello, è molto intenso, ha dei passaggi anche complessi. Ve la faccio breve, diciamo, affrontando questo tema in una conferenza all'università, che io mi immagino, diciamo, una severa università di un paese severamente protestante come la luterana Svezia, si trova a ragionare con un teologo e si apre, appunto, una contraddizione su questo tema, il fondamento dell'etica della ricerca scientifica. E per cercare, diciamo, di rimettersi in pace con se stessa, fa una cosa apparentemente folle questa filosofa atea, e cioè chiede al teologo un luogo dove rifugiarsi a ragionare intorno, a quel punto, anche alla sua spiritualità personale. E questo teologo la indirizza stranamente in Puglia, la indirizza in un convento a Santa Maria di Leuca,
e poi strada facendo la nostra protagonista si trattiene invece a lungo a Otranto, dove quello straordinario mosaico pavimentale della cattedrale, l'albero della vita, è la fonte prima di un lungo confronto di nuovo con un sacerdote, a questo punto un sacerdote cattolico otrantino, e poi di qualcosa che accade, diciamo, in questa cattedrale e che di nuovo, insomma, sposta, costringe a rivedere, diciamo, forze, cioè le convinzioni così radicate e così fondate appunto semplicemente sulla logica del pensiero. Larson, io me l'ero dimenticato, ma gli ho chiesto appunto delle ragioni di questo passaggio e mi ha ricordato che lui è stato uno di quegli scrittori stranieri che furono ospitati dalla Regione Puglia in un progetto che portava qui gli scrittori perché conoscessero i luoghi e perché questi luoghi entrassero in qualche modo nella loro letteratura. Ricordo sicuramente appunto un altro scrittore, uno scrittore argentino che è Mempo Giardinelli, ce ne furono tre o quattro, erano di queste cose collegate anche al Grinzane, e quindi questo mi ha spiegato anche, diciamo, la sua conoscenza, quei mesi che passò qui e che gli dettero la possibilità di fare. Detto che da pugliesi gli perdoneremo di aver attribuito la responsabilità dei martiri d'Otranto a una scorreria di pirati, ma sappiamo che, diciamo, nel nord Europa il fatto che quello è un grande episodio della storia europea, perché, diciamo, lì era in ballo qualcosa di più, era Maometto II che aveva deciso di conquistare Roma, non un pirata, diciamo, che passava di lì, ma questo appunto appartiene al fatto che questa nostra storia è comunque poco conosciuta fuori nell'Europa centro-settentrionale. In questo racconto però si tocca un'altra grande questione, ed è invece che il rapporto fra scienza e vita, è il rapporto fra scienza e fede, fra logica e fede, fra la pretesa, la speranza, la convinzione dell'intelletto di essere in grado di dare una spiegazione a tutto, di descrivere il mondo, di comprendere il mondo, e l'inconoscibile sostanzialmente. Ecco, stamattina nell'intervista che Larson ha dato alla Gazzetta del Mezzogiorno, a Niccolò Carnimeo, lui ha ribadito di essere egli stesso, come la filosofa del racconto, ateo. Però questo tema dell'inconoscibile evidentemente ti è molto presente. Insomma. Sì. Però l'ispirazione viene infatti da lontano, perché un buon amico, che è un vero amico, che noi siamo conosciuti all'università, esiste anche gente per bene all'università, però lui è teologo, è professore di teologia, adesso a Glasgow, è un teologo molto, molto conosciuto, il cattolico, credente, anche allievo di Ratzinger a un'epoca, di Paul Ricoeur, qualcuno di estremamente intelligente, molto di più che me, però siamo amici e abbiamo discusso enormemente su questa questione della fede e la scienza, perché lui è anche scienziato, è professore all'università, per questo la verità è lo scopo del suo mestiere, diciamo. E un giorno, per esempio, ho detto: noi siamo veri amici, perché abbiamo bisogno di Dio? E per me era evidente che l'amicizia andava prima della fede. E lui mi ha sorriso e ha detto: ma tu non sai se mai questa amicizia è stata ispirata da sopra. E
all'inizio, quando ho voluto scrivere questi racconti, mi sono detto che volevo raccontare la storia di un teologo credente che perdeva la fede. Però mi sono detto, questo è banale. Questo è anche banale, perché io non sono credente, è un po' troppo facile. E per questo mi sono detto, io voglio fare il contrario. Raccontare la storia di un filosofo, una donna in questo caso, che ha avuto a un certo punto un'esperienza religiosa, senza dire che questo è Dio o Allah o qualcun altro, però riconosce da qualche parte che lei ha avuto un'esperienza che è stata di ordine religioso. È stata molto difficile scrivere questa, anche immaginare prima e scrivere dopo. Questa è una cosa importante da dire, perché una cosa è di immaginare qualcosa come scrittore, questo è facile, o relativamente facile. La cosa difficile è mettere questo su nero e bianco, su una carta. E aveva molto paura del mio amico teologo, credente, cattolico, perché lui doveva leggere questo racconto e lui avrebbe potuto dirmi no, questo non è un'esperienza religiosa del tutto, però mi ha detto che no, va bene. E per questo sono molto contento, credo che c'è qualcosa in questo racconto che descrive forse anche dell'interior questa esperienza misteriosa che non si può spiegare. La cosa strana è che qualche mese dopo aver finito il racconto ho letto un'intervista con un filosofo francese. C'è una rivista che si chiama Le Monde des Religions, de la Religion, qualcosa del genere, e lui ha raccontato la stessa cosa. Lui non era credente, non aveva la fede, però ha avuto un'esperienza di questo tipo. Detto questo, e questo, penso che questo esista anche in altri libri mio, io penso che gli scienziati devono lasciare i misteri misteriosi. Per questo io sono assolutamente contro l'astrologia, per esempio. Per l'astrologia non ha niente da fare con la fede, né con la fede né con la scienza. E raggiungere una spiegazione, in questo caso assolutamente non provata, e raggiungere una spiegazione per qualcosa che è sconosciuto. Anche i scienziati fanno questo errore di voglio mettere qualcosa al posto del mistero. Non sono credente, però voglio rispettare, il mistero della vita. No? Come dice il titolo del libro... Beh, forse posso dire, sì. La cattedrale di Otranto è fantastica. No, l'albero della vita non è soltanto che Grinzane e la regione mi ha invitato lì, ho avuto un piacere di mettere Otranto in un romanzo o in un racconto, perché per me è un posto speciale, e questo l'albero della vita con questo prete che mi ha preso per la braccia, che mi ha mostrato tutto questo, è stata una grande esperienza mia. Ho fatto un po' di marketing in questo racconto per Otranto. L'ultimo dei racconti è un racconto non autobiografico, immaginiamo che non sia autobiografico, soprattutto perché parla di uno scrittore che poi smette di scrivere, invece noi ci auguriamo che questa cosa sicuramente accada fra molto tempo. È invece appunto dedicato a un autore, e qui siamo, come è evidente, su un terreno assai più scivoloso, perché è difficile definire la letteratura in quanto tale frutto di un lavoro scientifico, ma certo la spinta che lo scrittore riceve anche dalla propria ambizione personale di scrivere qualcosa che resti, di qualcosa
non soltanto di comunicare, ma insomma qualcosa appunto che superi il tempo, che lo renda, a un certo punto lui lo dice, insomma immortale addirittura, porta alla ricerca di una ricetta, di una formula, come appunto di una formula che spieghi la luce o una reazione chimica, se esiste o meno la formula del romanzo, la formula del racconto perfetto. In questo naturalmente non si incrocia per come è scritto il racconto e per come si dipana, non c'è soltanto l'autobiografia dello scrittore, ma c'è anche l'autobiografia del docente di letteratura francese, perché poi al centro di questa ricerca c'è Flaubert, ci sono questi immaginati quaderni nei quali ci sarebbe... Non sono immaginati, sono veri. Forse quello che non si trova. C'è questa storia di quaderni, dei quaderni di Flaubert che lui scriveva quando lui scriveva un libro, però manca uno, il quaderno. Sì, che dedicato a Madame Bovary. A Madame Bovary. Quindi alla... E si dice che un libraio, un bibliotecario, qualcuno l'ha rubato alla Bibliothèque Nationale. Non si sa, però un quaderno manca. Vabbè, è la storia della ricerca di questo quaderno, e poi insomma chi lo leggerà vedrà, eccetera. Naturalmente c'è alla fine, ecco, c'è il tema della letteratura e quindi diciamo di come la letteratura è in grado non tanto di descrivere il mondo, insomma, quanto proprio di esprimere invece appunto la vita, il tema diciamo della verità, la letteratura come verità, la bellezza, il rapporto fra bellezza e verità nella letteratura. E qui entriamo appunto dentro il lavoro dello scrittore, e su questo vorrei anche capire meglio quanto diciamo, l'ossessione del capolavoro sia dentro le ossessioni appunto di ogni scrittore. Beh, penso che ciascuno sogna di scrivere un capolavoro. Il dramma è che non si può sapere prima di 100 anni o 200 anni se è stato fatto. Per questo è un po' disperato come avventura, diciamo, di cercare di scrivere un capolavoro. Forse io ho scritto il meglio libro mio già. E dovrebbe partire sulla mia barca a vela piuttosto che di ostinarmi a continuare a scrivere altri libri. Però non si può sapere, non c'è questa ricetta per un capolavoro che io ho messo in questo libro. E infatti io devo dire in parentesi che 15 euro per una ricetta di un capolavoro in un solo libro non è costoso, perché la ricetta c'è, però la ricetta è una interpretazione di questo pensiero di Flaubert, che la bellezza e la verità sono due aspetti della stessa cosa. E lui aveva questa esigenza quando lui ha scritto Madame Bovary, che ogni parola, ogni frase, ogni capitolo, ogni paragrafo doveva essere scritta al stesso tempo per essere bella e vera. Ciò significa che ogni parola deve essere scelta per la musica e per il contenuto. E per questo che lui ha dovuto lavorare con questo romanzo 5 anni a tempo pieno. E c'erano giorni dove lui non poteva scrivere neanche una sola parola. E ho molto riflettuto su questa idea della bellezza e la verità. E esiste anche altri che hanno detto un po' la stessa cosa. Orazio è un altro caso con Utile Dolci. Ci sono altre cose un po' così, però penso di aver capito una cosa: se qualcosa è realmente bella, non
c'è bisogno, non c'è desiderio di cambiare qualcosa su questo oggetto, questa tavola o questo romanzo. Ho visto alla TV un giorno qualcuno che faceva, come si chiama quando uno fa tracce sul vetro? Dipingeva? Non la pingeva, incisioni. Forse. Incisione, per questo è una volta è un errore è definitivo, bisogna buttare via. E lui mostrava che c'era una traccia ideale su questa forma e tutti avevano visto che era questo, questa era la traccia perfetta, le altre tracce erano meno bene e questo è molto, anche molto misterioso. Però mi penso che quando uno arriva alla bellezza totale o la bellezza in la pura forma, quando uno vuole cambiare niente, c'è un'impressione di verità, c'è questa impressione che questo deve essere così. E forse è questa l'idea del capolavoro, che c'è un libro, c'è un poema, c'è una pintura, c'è qualcosa altro, e deve essere così. Questo vuol dire che nel suo lavoro di scrittore Bjørn Larsson non è uno che fa e rifà e rifà e rifà? Sì, 20-30 volte, però non arrivo a fare allo scopo, che sarebbe forse irraggiungibile, non è possibile fare un capolavoro. Neanche Flaubert ha riuscito veramente con Madame Bovary, perché quando lui ha voluto pubblicare questo libro l'editore ha detto tu devi buttare via qualche pagina di qui e là, però è forse l'ideale, il sogno di tutti. E forse il sogno di Emma Bovary, dell'amore totale, era il sogno di Flaubert stesso di scrivere il capolavoro assoluto. C'è una cosa che mi ha suscitato una curiosità personale e vorrei capire se è una, come posso dire, una posizione critica del professore di letteratura francese. È quel passaggio in cui si dice che un libro di Gide fu pubblicato senza rendersi conto che i fogli erano stati invertiti. Vorrei sapere intanto se è vero, e poi vorrei capire se è un modo, diciamo, di prendere le distanze dalla letteratura alla Gide, per dire che in fondo poteva essere pubblicato con i fogli in disordine o i fogli in ordine, perché tanto non cambiava nulla. No, non è un critico di Gide, forse della maniera di fare la scienza della letteratura, perché è una storia vera. C'è un professore in Francia che ha scoperto che qualche pagina in un romanzo di Gide è stata difficile. Tutti hanno saputo da sempre che era una pagina difficile da interpretare. Ci sono scritto libri interi su questa pagina, molto difficile da interpretare. Fino al giorno quando lui ha scoperto che c'era una questione di pagine invertite. C'è anche Rilke, il poeta tedesco, che ha detto un giorno che consiglio al giovane poeta che tu non devi essere mai critica letteraria, però sempre libri e veri, in un certo senso. E io ho dubbi, ho molti dubbi se la scienza della letteratura serve veramente la letteratura. Come diciamo anche specialisti della letteratura come scienza, io ho tutti gli strumenti, li conoscono per narrare, per analizzare. E una volta ho cercato di fare con l'Isola del Tesoro di Stevenson, ho preso tutti i miei libri di metodo, diciamo, di analisi letteraria, e ho voluto sapere come lui faceva. Tre pagine più tardi ho dimenticato tutto, perché c'era il fascino, c'era qualcosa di altro. Non sono sicuro che il mio mestiere, che mi dà dei soldi al fine del mese, è veramente un mestiere utile.
Però restiamo però sulla letteratura. Se è difficile avere come molla la ricerca del capolavoro, nel senso che appunto nessuno può sapere, nessuno scrittore può sapere se non lo ha già scritto, se ci riuscirà mai. No, non è però evidentemente solo quella la molla che porta a scrivere, no. Perché altrimenti sarebbe solo la ricerca del bello. No. Ah no, perché il bello è verità. E questo lì, no, perché sì, però le esigenze sono, ci sono molte esigenze già, diciamo, prima del capolavoro. Già scrivere un libro interessante, urgente, che parla di qualcosa di importante, di una maniera divertente e, diciamo, piacevole, che fa entrare il lettore in un altro mondo, è già qualcosa di molto difficile. Scrivere un libro che dura più di una stagione è veramente non è impossibile, perché si fa, però è molto raro che un libro, un romanzo per esempio, sopravviva una stagione, un autunno normale. Un capolavoro è un sogno. È un sogno, però una volta ho letto un'intervista con un chitarrista che diceva, argentino, per caso, lui diceva sempre che la cosa bella con l'arte è che non finisce mai, che no, uno non ha mai imparato tutto. È vero che penso anche come lui che questa è la differenza della scienza, perché la scienza è un metodo, è un mestiere. Io posso fare libri di scienza, diciamo onesti, che forse arrivano con qualche conoscenza. Ho fatto per esempio un libro molto interessante di 240 pagine sulla posizione e il significato dell'aggettivo epiteto in francese. E questo posso farlo, però un buon libro non c'è una ricetta. E per questo è ricominciare ogni volta, non dal zero, però ricominciare dall'inizio, diciamo. E senza contare, ma questo è un altro tema, lo hai accennato parlando, diciamo, del manoscritto di Flaubert che arriva in mano all'editore, che il libro poi è anche, come posso dire, è vero che è il romanzo, il racconto è il parto dello scrittore, il libro mette in campo altre cose, mette in campo per esempio anche un editore, sì. E per quello che oggi è l'industria editoriale c'è una pressione sul prodotto, ma anche credo, e qui vorrei sapere cosa ne pensi, sulla necessità di scrivere. Sì, però io sono molto contento di essere pubblicato per Iperborea, non soltanto perché i libri sono belli, estetici, però anche perché Iperborea è un piccolo editore che non butta via tutto il libro dopo la stagione dell'autunno, fino a Natale, quando non si è venduto un libro a questa casa, che si vende 200 copie all'anno, esiste sempre. E questo è un privilegio. Ci sono anche altri editori che esigono 2.000 copie al mese, e se non si vende 2.000 copie al mese, buttate via. Però io sono rimasto all'università per poter scrivere i libri che io voglio scrivere, senza mai guardare la moda, le tendenze, le pressioni dell'editore. In questo senso io sono libero di scrivere esattamente i libri che io penso deve essere scritti. Il tuo editore svedese quindi è dello stesso genere? No, è un grande editore, è un grande editore svedese, che però non sanno che non serve a niente di fare pressione su di me. Per esempio questo libro che si chiama Bisogno di libertà, che ho scritto in francese, non è stato pubblicato in Svezia. Il mio editore svedese non vuole veramente pubblicarlo, pensa che è un libro troppo poco svedese. E questa è un po' un'immagine della mia posizione. No,
No, questo mi rimanda anche a un altro tema, ancorché diciamo sia una lingua con una grande e importante tradizione letteraria, e gli svedesi siano sicuramente un popolo di grandi lettori, però stiamo parlando di una lingua che è parlata da 8-9 milioni di persone. Quindi uno scrittore svedese, il problema del rapporto diciamo con i lettori in altre lingue ce l'ha molto forte, quindi il problema della traduzione, forse anche il problema del rapporto con un pubblico che non è sempre soltanto quello che lui può conoscere, diciamo dalla sua, appunto, il suo paese, la cultura in cui è vissuto e in cui vive. Per prima è molto difficile, diciamo, per uno svedese. Adesso va meglio, perché anche perché io ho avuto un certo successo. No, anche perché mi viene da dire, mentre tutti si affannano a farsi tradurre in svedese, sì, nella vaga speranza di essere premiati con il Nobel, magari. Sì, però c'era un'epoca dove i romanzi svedesi non eravano tradotti in Europa del tutto. E sono arrivati qualche scrittore che hanno, diciamo, saltato la soglia si dice, sì, per essere considerati per gli editori all'estero, perché loro non leggono in svedese, loro hanno bisogno di gente che leggono svedese con la fiducia anche che loro leggono bene, eccetera eccetera. Questo è un... Noi siamo 9 milioni e questo è tutto, però sono un popolo che è vero che leggo molto. Però dopo uno scrittore non è mai contento. La prima cosa è essere pubblicato, essere esordiente, il primo libro. Dopo bisogna avere recensioni positive. Dopo è il secondo libro. Dopo è la traduzione. Dopo è anche la critica all'estero. Però anche avere lettori. Ci sono moltissimi libri che sono tradotti che non trovano lettore. Però la cosa strana con me è che io sono meglio letto e più letto in Italia che in Svezia, in altri paesi. Io devo essere un po' italiano, diciamo. No, non è soltanto uno scherzo, perché parla. Io ricevo, ho imparato l'italiano, non bene, però l'ho imparato per parlare con voi. 10 anni fa io non parlavo una sola parola di italiano, perché io ricevo email, io ricevo e sono invitato qui a altri posti, è un po' strano. Devo dire che l'accenno che hai fatto a Iperborea è più che meritato, perché credo che il lavoro che hanno fatto in Italia per la diffusione della conoscenza delle letterature scandinave, anche olandese, eccetera, è straordinario. Questo devo dire, loro sono straordinari, ma c'è una tradizione delle piccole case editrici italiane e comunque complessivamente un'attenzione dell'editoria italiana alla traduzione dall'estero che è assolutamente commendevole, insomma proprio molto significativa. Vale anche per la saggistica, in Italia si traduce tantissimo, sì. Ci sono, non dico i paesi anglosassoni dove appunto c'è proprio una resistenza, ma lo dico a uno che si occupa di letteratura francese, anche in Francia sono abbastanza difficili Però si diceva un'epoca, era un po' divertente, forse anche un po' vero, che si diceva, perché Balzac l'aveva già detto, che non è possibile avere un protestante come protagonista centrale in un libro, perché una volta che lui ha peccato è finito. Un cattolico può si fare perdonare e la storia può ricominciare. Però è vero che c'era una reputazione di angoscia totale in questa letteratura nordica, però forse siamo arrivati qualche persona, qualche scrittore che hanno aperto diciamo, la letteratura scandinava verso il mondo. E poi non tocchiamo il tema diciamo del tuo omonimo. No, perché non l'ho letto. Lì non viaggia su milioni. Non parlo mai dei libri che non ho letto.
Però questo è il primo libro, otto personaggi in cerca con autore, il primo libro mio con svedese, veramente. Ci sono qualche in periferia in le altre, però questo è veramente un libro con svedese. Sì, tranne, tranne due francesi, gli altri sono tutti svedesi. Sì. Sì. Non so, io penso che del libro abbiamo già parlato abbastanza. Forse ci sono delle cose, non so se io ho tralasciato qualche... No, forse per... no, ecco, un tema che, che mi interessa, forse può interessare anche alla platea. Il libro è, per stare su un tema che sta nella cronaca di oggi, è estremamente rispettoso di quelle che in Italia si chiamano quote rosa, nel senso che abbiamo sia protagonisti uomini che protagoniste donne. Nella interpretazione delle scienziate c'è la filosofa, c'è l'astronoma, adesso no, insomma ce ne sono ancora altre la biologa. La biologa. C'è un c'è una differenza nella... sì, c'è una differenza. Per esempio ho un collega che è professore di inglese, una donna molto forte, indipendente. Lui non pensava che questa astronoma che lascia andare l'astronomia per un bambino suo era verosimile. E ho avuto anche un'altra lettrice che mi ha detto che questo non è verosimile. E è verosimile perché accade, succede. Però loro volevano che io faccia che io facessi un ritratto, diciamo, ideologico delle donne, ma non degli uomini. Questo speleologo è veramente un maschile stereotipo, perché per lui è l'avventura, è questa cosa che noi uomini, per esempio, sono dappertutto uomini che vado al cima del Mount Everest, perché la montagna è lì, una donna non è pazza a questo punto. Però si critica sempre i ritratti di donne, perché adesso una letteratura deve essere da loro parte una letteratura a messaggio. Gli uomini no, però peraltro non è stata una... È il dramma del politically correct. Esattamente, e questo mi è capito. Però un'altra cosa molto divertente è che i miei colleghi hanno letto tutti il libro e loro pensano essere il modello di quale... certo, l'immagino, perché si parla anche delle cene con cui si decidono... Sì, sì. Appunto i finanziamenti a questo, a quel progetto di ricerca, che immagino si incrocino, diciamo, in tutte le università. Però forse al fine... Forse vi risparmiate per i meccanismi che sono diversi, sì. I problemi del reclutamento, i concorsi, come si scelgono i professori, sì. In questo forse... Però forse una cosa da dire, perché il tema di questa manifestazione è scienza e democrazia. E forse posso ritornare un po' a questa idea che la scienza non può aiutare a scegliere, perché la scienza non conosce l'eccezione, non conosce il libero arbitrio, non conosce le cose che sono uniche, che non obbediscono alle regole, diciamo. Io penso che una società forte, democratica, ha bisogno enormemente di scienza. Significa verità, però al stesso tempo enormemente di immaginazione, per poter scegliere. E la cosa che non va, secondo me, è quando uno comincia a distruggere la frontiera tra i due. La letteratura, l'arte, deve avere tutti i diritti, tutta la libertà per immaginare possibilità. I politici, i giornalisti, i scienziati devono dire la verità e non mentire. Io mi fermerei qui, perché credo che abbiamo detto abbastanza.
Mi verrebbe voglia di aprire anche un altro capitolo, che è il capitolo mare, però a questo è dedicato un altro appuntamento con Larson, che affronterà, diciamo, di più questa parte importante, diciamo, della sua letteratura. Io vi ringrazio tutti. Adesso c'è un altro, non so se ha smesso di piovere, forse lo fanno fuori. Fra poco c'è un altro incontro con Tiziano Scarpa. Grazie a tutti e buona prosecuzione con i dialoghi di Trani.